è arrivato finalmente dopo 2 settimane l'audio VAR del fallo di Berardi su Bremer. Scioccante quello che dicono per non espellerlo. Guarda tutto il video per scoprire questa farsa. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per avere queste notizie per primo. È gratis. È trascorso poco più di una settimana e il mondo del calcio non riesce ancora a mettere da parte le polemiche suscitate dal fallo di Berardi su Bremer durante la sfida tra Sassuolo e Juventus. Open VAR, la trasmissione di DAZN dedicata ai retroscena arbitrali, ha recentemente affrontato la questione, cercando di gettare luce sulla decisione dell'arbitro Colombo di ammonire e non espellere l'attaccante del Sassuolo per il suo intervento scomposto sul difensore juventino. L'audio dalla sala VAR è stato quanto mai espressivo. «Orca boia, porca vacca!» esclama una voce, presumibilmente quella del VAR Fabbri, mostrando immediatamente la gravità del fallo in questione. Mentre la tensione cresce, l'arbitro Colombo cerca di calmare gli animi sul campo, promettendo ai calciatori della Juventus una valutazione attenta e approfondita del fallo. Lo guardiamo, tranquilli, guardiamo tutto. Ma era solo una scusa per prendere tempo e capire come non espellere il giocatore. E ora state attenti qui, la successiva analisi che ha acceso ulteriormente le polemiche. L'inquadratura rallentata ha mostrato che il piede di Berardi colpisce alto e nettamente Bremer, ma dal VA si inventano che il piede striscia sulla gamba di Bremer, pur avendo un punto di contatto piuttosto alto. Così con questa visione, per non chiamarla con un'altra parola, hanno evitato l'espulsione. La controversa decisione ha suscitato ulteriori dubbi sulla trasparenza dell'utilizzo della tecnologia VAR nel calcio italiano, già denunciata da Eurosport, sulle decisioni che vedono penalizzata solo la Juventus.